Ragazzi, eccoci qui dopo quasi 3 giorni di utilizzo di questo nuovo iPad o iPad 3, come vi piace chiamarlo, e sono qui a riassumere un po', anche con opinioni abbastanza personali, quella che è l'impressione che si ha di questo nuovo dispositivo. Personalmente, la cosa che mi ha colpito subito, e l'avevo detto già al momento dell'unboxing a Monaco, è senza dubbio il display retina, perché è quello che poi colpisce subito quando si mettono uno accanto all'altro i due iPad. Così da spenti sembrano esattamente identici, anche perché il peso, come sapete, è leggermente superiore, ma di pochi grammi, una cinquantina di grammi, il nuovo iPad rispetto all'iPad 2. Quindi in mano praticamente non si percepisce questo peso leggermente maggiore. Lo schermo, l'estetica e tutto il resto è identica, così come anche l'utilizzo di tutti i giorni, perché il processore è restato lo stesso, è rimasto lo stesso. Quello che è migliorato, come sappiamo, è il processore grafico, che è un quad core. Quindi per chi è abituato a giocare con giochi anche abbastanza pesanti, sicuramente noterà delle differenze, ma questa è una prova che andremo a fare poi nello specifico in un altro video, dove metteremo proprio a paragone l'iPad 2 con il nuovo iPad per giochi pesanti, come potrebbe essere un Infinity Blade o chi per lui. Andiamo quindi ad accenderli entrambi e a dire alcune cose che riguardano soprattutto la batteria. Adesso sfido chiunque a capire qual è l'iPad 2 e qual è il nuovo. Anche perché nel video il Retina Display non si vede, ma vi assicuro che mettendo uno accanto all'altro i due iPad in mano, il Retina Display colpisce veramente in modo immediato. Ecco qui, ovviamente il nuovo iPad è quello a destra e l'iPad 2 a sinistra ancora si sta avviando. Eccoli qui. Stesso sfondo su entrambi. Comunque anche nel video devo dire che a destra si vede la maggior nitidezza del Retina Display. Stavo dicendo un discorso riguardante la batteria. Come sappiamo, per far funzionare questo Retina Display a dovere e per mantenere la durata della batteria sulle 10-9 ore, Apple è stata costretta a mettere all'interno del nuovo iPad una batteria enorme. Come avete letto, se lo avete fatto, la batteria del nuovo iPad è circa il 70% più grande di quella dell'iPad 2. Quindi naturalmente c'era da aspettarsi anche un maggior tempo per la ricarica. Era stato detto, io personalmente l'avevo letto anche prima dell'acquisto su vari blog anche esteri, e ho fatto le mie prove ieri praticamente per ricaricare il nuovo iPad da circa un 53% di batteria al 100%. Ho impiegato 4 ore utilizzando il caricabatterie che è nella confezione, quindi quello classico da 10 watt. Mi sono stupito perché comunque sì, mi aspettavo un tempo maggiore, ma praticamente si parlano di quasi, se non di più, di 8 ore per una ricarica completa da 0 a 100%, contro le appena, se non ricordo male, 2 ore e mezza, 3 dell'iPad 2. Quindi dover essere costretti ogni volta che dobbiamo ricaricare il nuovo iPad a lasciarlo tutta la notte in carica è un po' limitativo, anche perché magari ci troviamo in giro con una ricarica, con una batteria che sta quasi esaurendosi e vogliamo ricaricarlo, praticamente comunque almeno dobbiamo lasciarlo un paio d'ore attaccato alla corrente. Questo è sicuramente un handicap. Ci si aspettava che Apple inserisse nella confezione almeno un caricabatterie più potente. Chissà che non prenderanno provvedimenti a breve, sicuramente venderanno qualcosa di più potente poi nello store. Questa è la prima nota dolente che volevo subito mettere in chiaro, perché al momento in Italia ce l'abbiamo in pochi. Ma quando tutti voi acquisterete il vostro nuovo iPad, sicuramente resterete delusi da questo aspetto. Per il resto è tutta una gioia, perché il Retina Display già oscura questo difetto. Personalmente avere il Retina Display dove leggere, sfogliare
Navigare su internet, sfogliare le riviste, i quotidiani, i giornali e tutto il resto che diciamo, impegna la vista, farlo con una nitidezza senza precedenti è sicuramente appagante. Per il resto, la velocità, così, di primo acchito per l'utilizzo che si fa tutti i giorni è la stessa, non si notano differenze se non sicuramente per chi prende la versione 3G noterà una maggior velocità della navigazione. Abbiamo già visto varie prove in merito. Poiché, ripetiamolo, l'iPad 2 ha un UMTS a 7.2, mentre il nuovo iPad arriva fino a 42, ma è supportato solo in poche città d'Italia. Quindi anche questa cosa è poi da valutare al momento dell'acquisto a seconda di dove abitiamo, perché se stiamo in un paese, comunque non in una grande città, questo 3G più veloce non ci servirà molto. Che altro dire? E abbiamo parlato anche della fotocamera, della differenza di video. Adesso sono in Full HD e non più in HD, ma anche qui la differenza non è poi così sostanziale. Quindi se abbiamo un iPad 2 e vogliamo acquistare il nuovo iPad semplicemente per migliorie che riguardano la fotocamera e non il display, allora potremmo tranquillamente restare con il nostro iPad 2. Io per chiudere questi 5 minuti di chiacchierata così di commento a quelli che sono i pregi e i difetti di questo nuovo iPad, e si può dire. Posso dire che sono contento dell'acquisto poiché, come ripeto, il Retina Display per me è fondamentale. Utilizzo l'iPad non per giocare, raramente gioco a giochi pesanti. Sì, ho giocato a FIFA 12, a qualche gioco di sport, ma principalmente lo utilizzo per leggere o navigare su internet. Quindi, navigare su uno schermo così nitido dove la vista sicuramente si affatica, soprattutto al buio. Io sono abituato a portarmelo a letto e leggere qualche notizia prima di addormentarmi sul nostro sito o altrove. E il Retina Display per questo è fondamentale. Sicuramente adesso qui non si vede, ma la nitidezza è qualcosa di imbarazzante. Sicuramente sapete di cosa parlo, poiché mettendo accanto a un 3GS, un iPhone 4, avete anche voi ha avuto la stessa reazione. Immaginate su un 10 pollici, su uno schermo più grande. Niente, chiudiamo questo piccolo riassunto così, da quattro chiacchiere da bar. Volevo farvi vedere la dettatura, una cosa che ci tornerà utile in futuro quando implementeranno anche la lingua italiana. Per ora funziona solo con la lingua inglese, quindi basta attivare la dettatura qui in impostazioni generali, come vedete, e abilitare la tastiera inglese che io ho già fatto. Dopodiché, andando su, ad esempio, una nota e abilitando la tastiera inglese, come vedete, appare il microfonino qui. In basso, la dettatura funziona in modo veramente egregio e se sarà così anche per la lingua italiana, cambierà veramente il nostro modo di scrivere su iPhone e iPad. Andiamo a vedere un esempio. Hi, I really like my new iPad. Vedete, lui ha scritto Hi, I really like my new iPhone, quindi evidentemente è affezionato più all'iPhone che all'iPad. Comunque, capisce molto bene, possiamo, soprattutto quando dobbiamo scrivere un testo lungo, utilizzarlo in modo continuo e scrivere altre frasi. Please call me tonight when you get home. Anche qui ha sbagliato, ha messo dem, ma ovviamente la mia pronuncia è quello che è. Era solo per farvi vedere che comunque implementato nativamente nel sistema operativo sarà utilissimo, utilissimo. Chi ha Android già sa di cosa parlo, poiché questa funzione è presente già da tempo. Comunque, una volta che arriverà la lingua italiana sarà veramente comoda.
Allora ragazzi, queste erano quattro chiacchiere che volevo fare con voi così sulle mie impressioni, sui pregi e difetti di questo nuovo iPad. Ripeto, l'acquisto è una cosa soggettiva, dovete decidere voi cosa è più importante, se lo schermo Retina, quindi la nitidezza e l'appagamento degli occhi, o se il risparmio di qualche soldo in attesa di un dispositivo ancora più rivoluzionario che sicuramente arriverà in futuro. L'iPad 2 si difende ancora bene, è a tutti gli effetti uguale al nuovo iPad, se non per piccole cose, tra cui un grande pregio che è il Retina Display. Fate voi la vostra scelta. Un saluto ragazzi, Gigi Calabro per iPad Italia.